Bentornati a Sarezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao Fabio, prendiamo l'ultimo sole. L'ultimo in che senso? L'ultimo sole della giornata. Ah, della giornata, certo. Scendendo dietro le colline. Beh, ci illumina, immenso. È appena sparito quello, senti che freddo. È vero. Senti, siamo tornati qui allo più che scalo merci di Indicatore, mai nato, mi sembra allo scalo rifiuti. Sì, discarico merci. Discarico, bellina, più bellina ancora. Discarico merci di Indicatore. Ecco, questa è la situazione. Ci sono stati incivili che hanno trovato il modo per smaltire senza dover pagare. Questi sono scarti di edilizia? Ma sembra che un cartongesso o qualcosa del genere. Diversi, guarda quanti cumuli ci sono. Ormai questi ci sono, hanno trovato il posticino di notte, qua giù in fondo, capirai, non c'è illuminazione, non c'è niente, è comodo, nessuno li vede. E qui c'è un camion arrivato, 2, 3, 4, 5, 6. Qui questi, per smaltire questi rifiuti, dovrebbero pagare, così non pagano e inquinano tranquillamente e fanno guadagni illeciti, perché poi magari la gente lo fanno pagare il viaggio per la discarica. E quindi guadagnano due volte. Guarda, uno, due. Sanno che rimangono puniti, quindi. Poi dopo il comune deve venire qui, ricaricare il tutto, ripulire. Questo purtroppo è l'inciviltà di noi italiani. Qui c'è un bel tombino. Questo è pericoloso anche sotto tombino aperto. È pericolosissimo. È profondo, Ci va un bambino. Lo saluto. Guarda. Speriamo che un bambino non venga qui, però anche è tutto aperto, un adulto anche, sì. E chi lo tira fuori? Tutto. Quindi anche aria pericolosa. Ma qui quest'area di chi è? Dell'Interporto. Cioè una società che si chiama Interporto? Sì. Quindi chi avrebbe la responsabilità di mettere in sicurezza? Adesso il commissario. Perché c'è un commissario qui. È stata applicata una legge particolare per la quale sono stati bloccati tutti i pagamenti ai fornitori, sono stati congelati in attesa delle vendite di questo bene. E secondo te può aver mercato? Ma sai, una destinazione ovviamente. Sai, so che ultimamente c'è qualche interesse su quest'area. Sì. Per farci cosa? Qui è un'area destinata a essere commerciale, industriale, soprattutto commerciale, via. Sì. Ma qui l'errore principale è stato fatto dalla burocrazia, che ha fatto sì che il principale, mi ripeto, costruttore che doveva venire qui, non avendo avuto le licenze nei termini che dovevano essere, ha preso e se n'è andato in un altro comune per non far nome tra novra, Ciolini. E quindi di conseguenza qui è stato bloccato tutta l'operazione, perché non venendoci una struttura che avrebbe occupato tutta quest'area, veramente ha messo in crisi il tutto. Qui c'è un altro cumulo di, sempre di rifiuti di cartongesso. Sono tutti riconducibili a una stessa persona. Sì, un, due, tre, quattro. Stesso materiale. Questo è venuto più volte forse. Sì, logico. Un po' qui, un po' lì, un po' là. E poi abbiamo un altro, anche qua è tutto aperto, un altro tombino. Vieni pure il nostro Luca. Anche qui è tutto aperto. Questo non è profondo forse. Comunque, speriamo di no, che non sia pieno. Comunque, piano d'acqua. Sì. Comunque aperto anche questo. Comunque purtroppo non è l'unica zona dove ci sono questi rifiuti, che adesso ci spostiamo leggermente più avanti e vediamo purtroppo altri lasciti indecorosi. Ci siamo leggermente spostati dagli scarti di lavorazione, qui troviamo invece altro tipo di materiale, frigoriferi. C'è un po' di tutto, sì. Il mercato mobili, delle pulci. Sedie, frigoriferi, poltrone, materassi, qui c'è tutto. È chiaro che un'area così abbandonata, aperta, gigante, nascosta, perché questi sono piccoli anfratti che dalla strada neanche si vedono, facilita ovviamente chi ha queste intenzioni. No? Sì, ma il problema non è questo. Il problema, Fabio, sono d'accordo con te, chi facilita. Ma benissimo, vedi benissimo quello che succede, vedi ai bidoni della spazzatura, lungo le strade normali, la gente proprio non gliene frega niente. Quello che prende il sacchetto della spazzatura, apre il finestrino e se lo butta via. È uguale, quindi. Qui tra l'altro mi sa che non passano proprio, cioè nessuno è venuto qui a vedere. Assolutamente no. Qui è tanto tempo che mi sembra che la situazione sia messa così. Assolutamente no. Mi sembra che mi manca l'altra volta, già c'erano, ora sono aumentati. Molti di più. Purtroppo nessuno pulisce e quindi di conseguenza questa è la situazione. Anche qua altri scarti, altra roba, rifiuti di ogni tipo.
c'è anche un, cos'è, uno quello per fare in cucina qui, il, non mi viene il nome, frullatore, bravo, bottiglie, televisioni, di tutto e di più. E allora, a questo punto noi facciamo un appello però anche al Comune di Arezzo, che quantomeno segnali questa situazione, no? Esatto, perché qui se non altro potrebbe essere chiuso il percorso e impedire che la gente venga qua giù, perché potrebbe essere facilmente impedito transennando quella strada in modo tale che qua su, almeno qua giù non arrivi nessuno. Poi sa di là ci sono delle attività perché c'è il mercato fruttivolo, quindi magari uno un po' si ritiene, ma qua giù... Qua giù è sì, aria di nessuno, fantasma. Si sente libero di fare ciò che vuole. Davvero uno spettacolo veramente ignobile e indecente. Ci vediamo domani. Ciao.